È una caduta senza paracadute quella del sud e siamo messi peggio, molto peggio di come ci raccontano. È un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato a Napoli dal presidente della Svimez Adriano Giannola, un grido che si basa sui dati del rapporto che l'associazione presenterà la settimana prossima a Roma. PIL in calo nel 2013 del 2% in Italia, addirittura del 2,5% se non del 3% nel mezzogiorno. Ma soprattutto, secondo la Svimez, il PIL del sud continuerà a diminuire anche nel 2014, mentre al nord ci sarà una sia pur lieve crescita. Una caduta che può essere fermata solo con una visione strategica che per ora, dice Giannola, non c'è. Ad ascoltarlo il ministro della coesione territoriale Trigilia, che dice occorre gestire bene i fondi europei. D'accordo il governatore Caldoro, che chiede però lo sblocco del patto di stabilità.